Un cordiale saluto a tutti voi da Giuseppe Capuano. Vediamo subito gli argomenti di questa edizione. Castelforte denunciato per omissione di soccorso. Formia libera il cinema. Politica continua la campagna elettorale. Per il Lazio, consulta femminile scrive alla commissione di vigilanza della RAI. A Gaeta la trasparenza è rispettata grazie all'albo Pretorio online. Minturno e il Garigliano come percorso per canoe. Poi a Norma il museo apre ai giovani artisti e concluderemo con la Confcommercio di Latina per un fisco più equo e per una politica di crescita e di sviluppo. Iniziamo dalla cronaca: Castelforte denunciato per omissione di soccorso. Nella giornata di martedì a Castelforte, alle ore 13 circa, i carabinieri del locale comando di stazione hanno, nel corso di specifici controlli tesi al contrasto dell'uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno fermato un pregiudicato che poco prima, a bordo di una vettura sprovvista di patente e sotto l'effetto di stupefacenti, aveva provocato un incidente omettendo di soccorrere la vittima. L'uomo veniva denunziato all'autorità giudiziaria, mentre la vittima del sinistro è stata trasportata per le cure mediche in ospedale. Nel medesimo ambito, il Norma di Formia ha segnalato due persone che, in seguito a perquisizione personale, sono state trovate in possesso di modiche quantità di stupefacenti. E passiamo a Formia, libera il cinema. Dopo la raccolta delle firme in occasione dell'iniziativa Riparte il futuro, promossa da Libera e dal gruppo Abele, con la quale si voleva sensibilizzare i candidati al Parlamento per una maggiore trasparenza nella politica, nella società e nell'economia, campagna che ha già superato le 100.000 adesioni, riprendono gli appuntamenti con il Cineforum di Libera il cinema. Venerdì prossimo, alle ore 20, presso il Teatro Remigio Paone di Formia, sarà proiettato con ingresso gratuito il film Bronx, opera prima di Robert De Niro, in qualità di regista che dirige se stesso e un superlativo Cats Palminter. È la storia di un bambino di 9 anni che diventa amico di un gangster di nome Sonny. Il padre di Calogero, questo è il bambino, che si chiama Lorenzo, contrasta questa amicizia. Tutta la vita ha lottato per impedire al figlio di venire coinvolto e travolto dall'ambiente corrotto del Bronx, ma gli eventi precipitano. Calogero è l'unico testimone di un omicidio e, quando viene messo a confronto con Sonny, il malavitoso, rifiuta di identificarlo. Sonny è diventato ormai una figura paterna per Calogero ed è più potente di Lorenzo, il vero padre, responsabile della sua educazione al crimine. Passano 8 anni, Sonny ha acquisito più potere e Lorenzo non rimane che guardare il figlio adolescente vivere sulla scia del malavitoso Sonny, conteso tra padre e gangster. Il futuro di Calogero sembra ormai essere deciso. Queste sono le prerogative per questo film. Stavolta non ci saranno lacrime, ma l'intensità del film toccherà il cuore. Sarà l'occasione per analizzare una scelta di vita fra il bene e il male, condita da una perfetta ricostruzione di un quartiere di idoli americani che ricorda tanto i nostri anni 60. Gli appuntamenti non finiscono qui con Libera, perché prima del film I 100 passi, dedicati alla storia di Peppino Impastato, che verrà proiettato il 15 marzo, ci sarà un'altra iniziativa di spessore in occasione della festa della donna il prossimo 8 marzo. Le donne del presidio di Formia e dell'Azione Cattolica Parrocchiale di Sant'Erasmo inviteranno Suor Rita Garretta, fondatrice della Casa di Ruth, che a Caserta strappa al racket della prostituzione le donne immigrate e regala loro un futuro. E passiamo a parlare di politica, apriamo un'ampia pagina. Prosegue a ritmi serrati la preparazione alle elezioni presso la Regione Lazio e alle politiche nazionali, e si moltiplicano le dichiarazioni dei candidati a consigliere e al Parlamento. A iniziare il candidato al Consiglio regionale del Lazio per la lista Storace Presidente, Claudio Durigon, che ha focalizzato l'attenzione in merito alla gestione venatoria del territorio provinciale di Latina. Ambientalisti, cacciatori, agricoltori, ed alcune rappresentanti degli enti locali hanno manifestato critiche sui processi amministrativi e sugli adempimenti burocratici di tali organismi. Durigon ha dichiarato: "L'attività venatoria costituisce una cultura che ancora oggi, nelle tradizioni del nostro territorio, è molto sentita e praticata. Questo tipo di attività, negli ultimi anni, sta incontrando numerosi problemi legati alle zone di protezione speciale e alla mancanza degli ambiti territoriali di caccia. La situazione crea spesso uno stato di confusione in merito alla gestione nel territorio. La legge è ormai obsoleta e va modificata."
Altra dichiarazione arriva dalla rete di cittadini che scende per le strade con il camper della democrazia che accompagnerà il candidato alla presidenza del Lazio Pino Strano ed i candidati a consiglieri in tutto il territorio regionale. Abbiamo scelto la via più bella, incontrare le persone nelle loro piazze, nei loro paesi, nella loro quotidianità, per invitarle ad entrare a far parte del popolo della rete che deciderà sull'operato degli eletti. Andiamo a stringere la loro mano, a sentire le loro voci e per portarle nelle istituzioni. Ad affermarle Pino Strano alla vigilia della partenza, il candidato a governatore del Lazio ha inoltre dichiarato che saranno giorni emozionanti per il suo movimento. L'itinerario è ovviamente indicato sul sito www.retedeicittadini.net. Alessandro Capasso, consigliere comunale di Cisterna e candidato al consiglio regionale per la lista civica Zingaretti, è intervenuto rispetto alla minacciata chiusura del Recoup, il centro di prenotazioni per le visite sanitarie in capo all'amministrazione regionale. La chiusura del Recoup è l'ennesima dimostrazione di come, a cominciare dalla sanità, la Regione Lazio abbia bisogno di un nuovo inizio. Ma l'aspetto più allarmante di questa vicenda, dichiara Capasso, sta nel silenzio assordante di chi ne è all'origine, perché solo chi non conosce il ruolo attivo svolto dal Recoup può comprendere fino in fondo le dimensioni di questo ulteriore dramma di una già sgangheratissima sanità del Lazio. A fargli eco è Daniele Ognibene del PD, che dichiara: la giunta Polverini affama le ditte che forniscono servizi alla comunità. Esprimo massima solidarietà alla direzione dei lavori e ai sindacati della cooperativa Capodarco, che rischia la chiusura. Ad affermarlo in una nota il candidato del PD al Consiglio regionale del Lazio, Daniele Ognibene, che prosegue: da oltre un anno la Regione Lazio non paga la cooperativa che gestisce il Recap e il Centro Unico di Prenotazioni di Visite Specialistiche, TAC, Ecografie e oltre 5.000 prestazioni sanitarie. Sono 700, di cui 300 dipendenti che verranno messi in mobilità, di cui 300 disabili, che verranno messi in mobilità da mercoledì, e che da 13 mesi non percepiscono lo stipendio. Continua la candidata al Consiglio regionale della Pisana per la Rivoluzione Civile, Agnese Palma, che incontrerà i cittadini di Aprilia sulla città di residenza in piazza Roma per promuovere la lista che propone il magistrato Antonio Ingroia come capo del governo e il giornalista Sandro Ruotolo come governatore del Lazio. Sarà presente Giovanna Marano, candidata alla Camera, già segretaria della FIOM siciliana per 10 anni, figura di primo piano nelle battaglie per i diritti dei lavoratori. Sono felice di accogliere Giovanna Marano ad Aprilia come sindacalista e come donna nel giorno del 14 febbraio 2013, giorno dell'iniziativa One Billion Rising, promossa dalle principali associazioni per i diritti umani. Ad affermarlo la stessa candidata Palma: in questo giorno milioni di donne e di uomini balleranno nelle piazze per testimoniare contro la violenza sulle donne, il femminicidio che affligge pesantemente anche il nostro paese. Noi di Rivoluzione Civile vogliamo combattere contro ogni forma di violenza sulle donne, sia essa fisica che morale, in quanto le offese alla dignità e al valore delle donne sono altrettanto gravi. Per quanto riguarda la Camera, il candidato alla Camera per l'UDC, Aldo Forte, che ha visitato il distretto dell'ospedale di Gaeta, intrattenendosi anche a mensa con gli operatori, al termine della visita ha dichiarato: l'ospedale di Gaeta è una delle prove del lavoro che abbiamo svolto per potenziare l'offerta sociosanitaria del nostro territorio, mentre nel resto della Regione Lazio si parlava di tagli. Un lavoro che ho portato avanti in Regione in prima persona e continuerò a portare avanti anche da deputato, perché il nostro territorio ha bisogno di una maggiore attenzione anche in Parlamento. L'ospedale di Gaeta, continua Forte, ha praticamente mantenuto tutte le specialità ed è stato potenziato da poco, visto che è stato anche aperto il reparto di riabilitazione con 10 posti letto. Chi viene colpito da un ictus o subisce fratture complesse agli arti non viene più ricoverato in altre strutture lontane come in precedenza, ma direttamente a Gaeta. Una vera e propria conquista, così come quella del day service, che eroga prestazioni ambulatoriali complesse, e quella della Commissione per le patenti speciali, con la quale abbiamo evitato che le persone con disabilità e gli anziani fossero costretti a recarsi a Latina.
Ancora per questo giro politico parliamo dell'altro candidato alla Camera dei Deputati con Fratelli d'Italia, Pasquale Maglietta, che si unisce alla battaglia alla difesa contro la chiusura delle sedi distaccate del Tribunale di Latina, decidendo di farsi promotore di questa importante sfida per il territorio e per l'intera comunità. Pensare di chiudere le sedi distaccate di Terracina e Gaeta, dichiara Maglietta, o pensare di accorpare le sedi di Gaeta al Tribunale di Cassino sarebbe una scelta in netta contrapposizione con la realtà e le esigenze del sistema giudiziario locale, dato che, come tutti ben sappiamo, il carico giudiziario del Tribunale di Latina e le sedi distaccate supportano un davvero ingente lavoro e sarebbe impossibile, se non assurdo, supporre che tutto il lavoro possa essere concentrato solo nel capoluogo. Mi batterò, conclude Pasquale Maglietta, affinché la nostra comunità abbia la certezza della presenza dello Stato su tutto il territorio. Rispondere alle richieste di giustizia e di sicurezza per me, come per il mio partito, Fratelli d'Italia, è un dovere nei confronti della comunità. E concludiamo con il SEL che parla delle elezioni e dice che le elezioni non ci sono solo a Minturno, ma nel nostro comune accade che il manifesto selvaggio imperversi così indisturbato, ricoprendo ogni superficie che lo consente. Bidoni dell'immondizia, centraline elettriche e telefoniche, abitazioni di privati cittadini ed anche di cittadini trapassati, perché pare che le squadre di Solerte e Attacchini siano stati capaci di coprire anche i manifesti mortuari appena affissi. Sinistra Ecologia e Libertà affigge solo negli spazi consentiti ed è puntualmente oscurata da tutti, e sottolineo tutti, dichiara il coordinatore Giuseppe D'Acunto, i nostri incivili competitori con le complicità di chi, istituzione comunale, meglio dovrebbe gestire, segnalare e sanzionare comportamenti così manifestamente irregolari. Nei comuni limitrofi gli spazi sono correttamente segnalati, le affissioni irregolari sono coperte dagli addetti comunali da scritte recanti la dicitura propaganda abusiva. Nel nostro comune neanche questo è possibile. Speriamo che i cittadini riflettano su quanto è stato e quando dovranno esprimere il loro consenso, così come speriamo si chiedano dove prendono i soliti candidati per fare campagne elettorali così faraoniche in un momento di crisi generalizzata che richiederebbe atteggiamenti più sobri. Per concludere, Sel scende nel dettaglio del comune di Minturno e si chiede come che il nostro amico, come lo dichiara D'Acunto, e collega Aristide Calasso si dimetta dagli incarichi di giunta, perché il fatto che il suo percorso politico inizi da Alleanza Nazionale, passi per Forza Italia e prosegua per il PDL e si concluda nei socialisti è un problema suo, dei socialisti che lo hanno candidato per Zingaretti presidenti, ma continuare ad appoggiare e governare con un sindaco che peraltro legittimamente è capogruppo del PDL in provincia è un fatto di decenza. Staremo a vedere se si aprirà una crisi in seno alla giunta Graziano. E passiamo a parlare della Regione Lazio. La consulta femminile scrive alla commissione di vigilanza RAI: Persichetti, perdurante disattenzione nei confronti delle candidate donne. In una lettera indirizzata al presidente della commissione di vigilanza RAI, Sergio Zavoli, la presidente della consulta femminile regionale per le pari opportunità, Donatina Persichetti, e la promotrice dell'appello Donne e Media, Gabriella Cims, segnalano la perdurante disattenzione nei confronti delle candidate donne all'interno dei programmi RAI. In questa campagna elettorale, si legge nella missiva, si rimane sistematicamente marginali la presenza femminile nei talk show, nelle trasmissioni elettorali e in tutti gli altri spazi dedicati, privando di fatto elettrici ed elettori della possibilità di formarsi un convincimento basato sulla conoscenza di tutte le proposte in campo, ivi comprese quelle avanzate dalle candidate. La consulta sollecita quindi un pronto intervento affinché le candidate donne alla prossima tornata elettorale possano ottenere la visibilità e l'ascolto che loro spetta, affinché le istanze di cui esse sono portatrici possano trovare il giusto spazio all'interno del dibattito politico. Promotrice, insieme a altre associazioni, dell'appello Donne e Media, che ha portato all'inserimento di 13 articoli inerenti la par condicio di genere del contratto di servizio RAI, la consulta femminile del Lazio ricorda al presidente Zavoli gli articoli disattesi. In particolare, secondo le scriventi, l'articolo 9 sull'offerta televisiva non ha dato ancora
oggi trovato applicazione concreta laddove la TV pubblica si impegna per i generi predeterminati di servizio pubblico a produrre trasmissioni idonee a comunicare al pubblico una più completa e realistica rappresentazione del ruolo che le donne svolgono nella vita sociale, culturale, economica del paese, nelle istituzioni e nella famiglia, valorizzando le opportunità di impiego e i successi conseguiti nei diversi settori in adempimento dei principi costituzionali. A questo punto si chiede di conoscere lo stato del progetto annunciato lo scorso marzo dal management Rai, che si era impegnato a varare la programmazione di una dozzina di puntate dedicate al talento delle donne. Infine, conclude la lettera, gli esiti del monitoraggio annuale non potranno che essere desolanti e distanti dagli ambiziosi impegni con cui l'azienda aveva dato un segnale di responsabile volontà di migliorare lo status quo. E passiamo a Gaeta, la trasparenza è rispettata grazie al Labo Pretorio Online. La trasparenza dell'attività amministrativa è un impegno e anche un imperativo per la nostra azione di governo, come d'altronde abbiamo premesso nella campagna elettorale. Non ci sono documenti occulti nel comune, né tantomeno una volontà di occultare, come in modo subdolo la minoranza vuole far credere ai cittadini. A dichiararlo è il sindaco Mitrano, che risponde in modo perentorio alle illazioni e alle accuse lanciate dall'opposizione e rispedisce al mittente gravi inadempienze che oggi non consentono l'adeguamento al dato normativo. In primis, dichiara il primo cittadino, è importante fare una promessa. Le principali informazioni richieste dalla normativa vigente in merito agli affidamenti, concessioni e contributi pubblici verso i privati sono reperibili negli atti relativi pubblicati sul sito del Comune di Gaeta. Nell'albo Pretorio Online, infatti, i cittadini hanno accesso diretto agli atti amministrativi pubblici e pubblicati in versione integrale, nel pieno rispetto del principio della trasparenza. Quindi non c'è altro occultamento, alcun occultamento. Il problema semmai è un altro. Purtroppo a Gaeta, come in tanti altri comuni italiani, la pubblicazione non avviene ancora nelle modalità previste dalla legge, poiché ciò richiede una serie di adeguamenti di carattere tecnico e informatico al quale sta provvedendo la nostra amministrazione. E ritengo che in tempi brevi recupereremo il gap esistente nel processo di informatizzazione. Il Garigliano come percorso per canoe. Alla vigilia dell'evento per canoe sul fiume Garigliano, che si terrà domenica 24 febbraio, la nostra redazione ha incontrato il campione olimpionico Ivan Pontarullo, che ci parla della sua esperienza nel Golfo e nel Veneto, dove già esistono percorsi attrezzati sul fiume Brenta, che potrebbero essere anche realizzati sul fiume Garigliano. Vediamo il servizio. Con un campione olimpico, perché quando si vince un'Olimpiade è per sempre, rimane impresso Ivan Pontarolo. Dobbiamo parlare un po' del rafting. Prima di tutto, cosa porta Ivan a Minturno? Beh, sicuramente amicizia, io ho già fatto qualche progetto qui come Parole Ritrovate con Erminio di Nora qualche anno fa, ho fatto la discesa del fiume Brenta in solitaria e poi ho portato la mia testimonianza di questa mia esperienza al mondo dei diversamente abili. Il nostro è un mondo accessibile, di fatto è risultato anche che molti ragazzi che magari hanno difficoltà di deambulare o comunque hanno problemi motori o anche psichici riescono comunque a fare le attività fluviali, perché il fiume non è visto come un solo pericolo o comunque un'attività sportiva pericolosa, anzi in base a livello dell'attività del fiume o anche del corso d'acqua o del mare si possono approcciare con vari tipi di imbarcazioni, vari tipi di natanti. Ci troviamo all'albergo Teatro Romano e praticamente siamo sulle sponde del Garigliano. Com'è il Garigliano per il rafting? Sono fiumi di acqua piatta che però nascondono sempre dietro una popolazione rivierasca, è una tradizione. Ad esempio da noi nella Valle del Brenta abbiamo gli zattieri, siamo il paese internazionale delle zattere. Non è determinante la difficoltà del fiume, ma è determinante proprio il rapporto della popolazione di giovani verso il fiume. Se c'è amore verso il territorio, poi anche si praticano le attività sportive legate al territorio. Già c'è la canoa Cassino, ci sono anche altri fiumi qui vicino con delle società importanti che io incontro spesso sui campi di gara.
Il rafting è uno sport per tutti, nel senso che è un'imbarcazione semplice che dà l'opportunità al gruppo, al lavoro di squadra e di assieme, paragonabile diciamo al canottaggio, solo che è un po' più ludico perché si naviga in un fiume mosso dove ci sono delle onde eccetera. E questo è questo fatto giocoso che avvicina molto di più i giovani. Questo connubio sport e disabilità quanto può dare alla fine a tutte e due le categorie? Beh, può dare a noi soprattutto come persone coinvolte, diversamente abili propriamente, perché hanno delle abilità che noi ci scordiamo. Appunto queste imbarcazioni hanno l'opportunità di far vivere delle esperienze che altrimenti non si potrebbe fare, soprattutto ci mettiamo tutti allo stesso livello e questo è si supera un gradino importante, perché chiaramente chi ha delle difficoltà motorie o psichiche magari non può avvicinarsi a certi ambienti. Qui si può fare. Abbiamo parlato prima a telecamere spente di un problema che comincia ad interessare il rafting, perché i campi dove alla fine si fa questo sport sono a serio rischio per la crescente domanda di energia. Ma più che di energia, di business secondo me, perché il prelievo di acqua è un investimento a costo zero che paghiamo noi nelle bollette col 40% di rincaro della bolletta e viene tornato poi all'imprenditore in 8 anni con un costo maggiore del kilowatt. Chiaramente tutti gli investitori sono buttati sui fiumi. Se penso che solo a Belluno ci sono 200 domande, vuol dire che se vengono accettate anche solo in parte, il territorio di Belluno dal punto di vista naturalistico, ambientale e turistico viene completamente saccheggiato. Già è in parte saccheggiato da vecchie centrali e nuove. Dobbiamo fare un'azione importante, spero che anche le amministrazioni e soprattutto i nostri politici pongano dei veti importanti a queste derivazioni. Io sono venuto stamattina a Roma, sono partito alle 4 da casa ad assistere a un'udienza proprio sul nostro Brenta, ci sono già 6 centrali e ne è in progetto un'altra ed è già stata autorizzata nonostante tutti i pareri negativi delle amministrazioni e della popolazione, perché lì ormai si è radicato un sistema turistico locale che è l'unico in Veneto, l'unico fiume navigabile tutto l'anno, e ci hanno messo di mezzo una centrale, nonostante che anche l'ultima medaglia d'oro alle Olimpiadi è arrivata dal fiume Brenta con Molmenti, e poi Ferrazzi ne ha vinte altre 2, una d'oro a Barcellona e una bronzo a Sydney. Sono venuto a testimonianza del territorio ad assistere a questa udienza dove un collegio giudicherà la vita del nostro paese, perché il nostro è una comunità di 2, 3, 4 mila abitanti che vive attorno a un sistema turistico costruito ormai in questi 30 anni. Fin dagli anni 70 si è costruito un percorso che è appetibile, avventuroso, sufficiente, dove abbiamo anche tutta un indotto di scolaresche, di sportivi che vengono per amare il fiume, conoscere la storia, la tradizione e assaporare anche i nostri prodotti locali. Con queste iniziative arricchiscono solo il privato, danno un minimo di energia, perché non risolviamo certo il problema con 300-400 kWh e con 4 pannelli fotovoltaici potremo comunque sopperirlo. Però mettiamo un grosso veto sul territorio, e io mi sono accorto lì da noi, ma anche dove normalmente viaggio, che l'ambiente e il territorio è un valore aggiunto anche per uno sviluppo turistico sostenibile. A Belluno io ho approfittato, ho visto anche su internet, ormai il rafting, la canoa è una macro realtà, perché è praticamente un percorso attrezzato con trekking, canoa e altro. Quali sono le strade da seguire per arrivare a tutto ciò anche al sud e in particolare nel nostro golfo? Perché come ha detto lei, Garigliano è un buon punto dove praticare questo sport, ma bisogna attrezzarsi. Sì, basta avere un po' di iniziativa, creare un percorso appetibile anche a piedi e poi magari navigando. Io sono stato anche a Subiaco sull'Aniene, un percorso estremamente
piatto, però inserito in un contesto naturale bello, con di questi mi pare, se non erro, più di 20 monasteri benedettini, l'acqua pulita. E quando abbiamo iniziato a navigare, a pensare a questa cosa, mi hanno invitato a portare giù il mio know-how, e il fiume si è trasformato, la gente si è avvicinata al fiume, e l'ambiente fluviale è migliorato. Cioè, quando siamo andati era una disperazione, c'erano lavatrici, frighi, c'era di tutto dentro sul fiume. Poi i ragazzi pian piano sono messi a pulirlo, e vi ricordo che anche secondo la mia esperienza sul fiume Brenta, in 20 anni di fruizione continua, il fiume è migliorato, poi c'è una sensibilità maggiore, si portano le scolaresche, il fiume migliora, l'ambiente fluviale diventa anche un termine di ritorno economico per i nostri giovani e per il territorio stesso. Io la ringrazio, e allora un buon lavoro per la federazione e per le sue attività. E grazie a voi per questa intervista, torno sempre volentieri qui a Scauri, vi ricordo io ieri ero immerso nella neve sul piano di Esiago, e anche a casa mia c'erano 40 centimetri, grazie a Dio, perché è una risorsa d'acqua pulita che poi si riversa sulle nostre campagne durante l'estate. Torno spesso a Scauri, normalmente anche in settembre, vengo a farmi una settimana di mare, o a giugno, e torno volentieri, sono posti molto belli, molto appetibili, e chiaramente dovremmo ognuno di noi pensare al nostro orticello, ma cominciare a pulirlo, a renderlo fruibile e a renderlo anche appetibile dal punto di vista visivo. Ringraziamo Tiziana Palombi per il servizio e andiamo avanti. Norma, il museo apre ai giovani artisti. Il museo civico di Norma compie 18 anni e desidera festeggiare il suo compleanno avviando una selezione di opere di giovani artisti con un'età compresa tra i 18 e i 30 anni, al fine di rendere il museo ancora più fruibile, esaltandone la mission di veicolo culturale e sociale. Il progetto nasce dalla precisa volontà di creare un dialogo con le nuove generazioni ed il museo, in tal senso si pone sempre più come luogo di interscambio culturale e sociale. Le proposte recapitate dovranno riguardare le seguenti categorie artistiche: la pittura, scultura in forma di prosa o poesia o sceneggiatura, la musica, la cinematografia, la fotografia, la computer grafica, l'arte tessile, la videoarte, la scultura, il teatro ed ogni altra forma artistica concordata. Una commissione selezionerà i lavori e deciderà i giovani artisti più meritevoli, che potranno esporre, comunicare e promuovere la propria arte nelle sale messe a disposizione dal museo civico. Per ogni informazione si può cercare su internet il museo civico di Norma. E passiamo alla provincia di Latina, presentata la guida per la raccolta dei funghi. La raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco è un'agile e breve guida rivolta a tutti coloro che si dedicano alla raccolta dei funghi spontanei e degli altri prodotti del sottobosco nella nostra provincia di Latina, e ha lo scopo principale di fornire le prime generali informazioni sull'argomento. Le regole da seguire sono semplici ma rigorose, ed è assolutamente indispensabile avere una buona conoscenza soprattutto dei funghi, sapendo distinguere con totale certezza le specie eduli da quelle velenose, al fine di prevenire i fenomeni di intossicazione che potrebbero dar luogo a gravissime conseguenze per la propria e altrui salute. Altrettanto importante è conoscere tutte le modifiche e le modalità di raccolta, ovvero sia quando esercitarla, in quali luoghi e come attuarla. Osservanza delle leggi e rispetto dell'ambiente sono imprescindibili al fine di salvaguardare e conservare l'ambiente naturale e i suoi prodotti. Si attui pertanto una raccolta responsabile e consapevole affinché una piacevole giornata a contatto con la natura rimanga un felice ricordo. Ovviamente per reperire la guida basta rivolgersi alla provincia sul sito internet. Andiamo avanti e chiudiamo con la Confcommercio Latina. Per un fisco più equo, per una politica di crescita e di sviluppo, promuove la Confcommercio un'iniziativa di mobilizzazione durante la quale oltre 200 tra operatori commerciali, turistici e dei servizi consegneranno simbolicamente le chiavi della loro attività ai sindaci. Si terrà martedì 19 febbraio a Latina alle ore 11:30 presso la sala De Pasquale del Comune. Confcommercio, imprese per l'Italia,
della provincia di Latina, consapevole della grave situazione economica e dell'insostenibile carico a cui sono ormai sottoposte le migliaia di attività commerciali, del turismo e dei servizi della nostra provincia, promuove un'iniziativa di mobilitazione chiamando a raccolta quanti condividono le medesime preoccupazioni e sollecitando un confronto con tutti i candidati della presidenza della Regione Lazio. Anche il tessuto imprenditoriale della provincia di Latina vive con drammaticità i dati di una perdurante crisi che ha colpito e continua a colpire indistintamente tutti i settori e tutti i territori senza fare sconti a nessuno. Una crisi che in Italia nel 2012 ha prodotto la chiusura di un'impresa ogni minuto, il livello più basso dei consumi dal dopoguerra, la perdita del potere di acquisto con un balzo indietro di circa 30 anni del reddito pro capite, l'appesantimento del carico fiscale sulle famiglie e sull'impresa, che ormai ha superato la soglia del 56%, la mancanza di credito alle imprese che ha vistosamente ridotto oltre 32 miliardi di erogazione di finanziamenti. In questa situazione già grave di enormi difficoltà che stanno attraversando le nostre aziende, presto si aggiungerà un ulteriore carico fiscale che appesantirà ulteriormente il carico sulle imprese e sulle famiglie con l'introduzione della nuova tassa TARES. Questo nuovo tributo, che sostituirà la TARSUG o le TIA 1 e 2, se non sarà modificato dal nuovo governo e dal nuovo Parlamento, per gli aumenti che scaturiranno, che variano da un minimo del 300% fino al 690% a seconda della tipologia di attività, produrrà una nuova ecatombe di imprese e la perdita di un enorme patrimonio di operatori che vivono del commercio, del turismo e dei servizi. La Confcommercio della provincia di Latina non si rassegna a questa prospettiva ed ecco perché provocatoriamente concluderà la manifestazione con la consegna simbolica delle chiavi da parte degli operatori coinvolti. Bene, questa è l'ultima notizia del nostro Golfo News, a me non resta che augurarvi un buon proseguimento con i programmi Telegolfo e appuntamento alla prossima edizione.